Ma io sono molto preoccupato perché in realtà la riforma sanitaria nata 2 anni fa con l'approvazione della legge 40 ha comportato nella nostra zona un accorpamento tra le strutture sanitarie dell'Aretino con quelle di Siena e di Grosseto, creando questa grande ASL di area vasta che comprende le 3 province. L'intento è stato quello di razionalizzare il tutto e quindi di sostanzialmente ridurre i costi, diciamo in maniera ragionevolmente corretta per far sì che l'erogazione dei servizi rimanesse costante, se non addirittura per alcune zone potesse andare a migliorare. Mi riferisco evidentemente prevalentemente al Grossetano. In realtà purtroppo per noi così non è stato perché i disservizi che endemicamente in tutte le strutture sanitarie esistono nella nostra città, nel nostro ospedale San Donato, purtroppo sono andate non a risolversi ma diciamo, addirittura a peggiorare. Mi riferisco prevalentemente alle liste di attesa che non hanno mai avuto una vera risoluzione e mi riferisco in particolare a quelle della chirurgia dove se possibile sono ancora allungate. Questo in conseguenza di fatti non legati direttamente alla chirurgia, quanto piuttosto alla mancanza per un certo periodo degli anestesisti, ma su questo probabilmente chi mi siede accanto potrà raccontare meglio questa vicenda. Ma insieme a questo, come avete visto, anche quello che è successo recentemente al San Donato testimonia un sostanziale disagio degli utenti della sanità all'interno della struttura aretina. L'aggregazione ha comportato delle complessità veramente importanti a cui cerchiamo di dare una dovuta attenzione per ridurre al minimo il disagio. Resta il fatto che però, tutto sommato, non ci sembra che le problematiche che invece sono state sollevate un pochino più nel puntuale avessero una previsione di risoluzione con l'aggregazione. I tempi di attesa non era pensabile che si potessero risolvere sicuramente con l'aggregazione con le altre 2 province. E il livello qualitativo dei servizi che il nostro ospedale ha offerto e continua a offrire, a mio avviso, non è scaduto rispetto al precedente.